Il pareggio di Palermo è già alle spalle, col Bari il Pescara deve tornare a vincere, cosa che non gli riesce addirittura dal 10 febbraio, successo di misura contro la Salernitana. Da quel momento in avanti, c'era ancora Zeman sulla panchina biancazzurra, sono passati 2 mesi e 9 impegni di campionato. Il Delfino fermo al palo, solo qualche punticino racimolato con Lentella, la Cremonese, l'Avellino nell'intermezzo di Massimo Epifani e il rosanero alla prima di Pillon. Nel frattempo le altre si sono mosse, ma l'andamento lento che ha contrassegnato il passo del Pescara impone adesso di centrare una vittoria per togliersi da una situazione complicata di classifica, con l'Avellino che con l'arrivo di Foscarini e il successo nel posticipo contro il Perugia ha messo ancor più in ambasce il Delfino, che non avrà ancora una volta Bovo, ma ritrova in difesa Ugo Campagnaro. Il difensore argentino è pienamente ristabilito, anche se non dovrebbe trovare spazio dall'inizio. Insieme a lui recuperati anche Carraro e Mazzotta, che saranno a disposizione, mentre nelle ultime ore è scattato l'allarme per Gaston Brugman. Il centrocampista uruguaiano ha un fastidio muscolare al flessore ed è in dubbio per la gara contro i Galletti di Fabio Grosso, partita dal sapore particolare per il tecnico dei baresi che torna nella sua regione ma che ha necessità, dopo il punto messo insieme nelle ultime 2 uscite, di tornare a correre per blindare una posizione playoff, unico obiettivo credibile del torneo dei biancorossi, che sembrano aver smarrito anche Cristian Galano, non più prolifico come ad inizio stagione. Dall'altra parte invece Pillon conta di riavere presto i gol di Stefano Pettinari, ancora fermo a quota 12 sigilli. Quella con i pugliesi sarà una partita ancora più delicata, perché precederà il turno infrasettimanale col Delfino, che martedì sera sarà impegnato a Vercelli contro la Pro e con un umore che sarà la diretta conseguenza del risultato di sabato pomeriggio. All'Adriatico i biancazzurri hanno vinto solamente 6 volte finora. Tornare a fare bottino piano tra le mura amiche è il miglior antidoto per una formazione che a questo punto, con 8 impegni ancora da giocare, ha come unico obiettivo raggiungere prima possibile la famigerata quota dei 50 punti.